Prima del caffè Soddisfazione in Cucina ti dà il benvenuto nel suo canale e ti presenta la ricetta del tiramisù alle amarene. Un dessert morbidissimo, delizioso e colorato. Come ogni tiramisù è facile e veloce da realizzare. Occorre un vasetto di amarene sciroppate da 230 g. Raccogliamo lo sciroppo in una ciotolina e tagliamo a metà le amarene. Teniamo da parte. Mentre in una terrina capiente andiamo a lavorare 250 g di mascarpone con 350 ml di panna già zuccherata. Montiamo fino ad ottenere una consistenza soffice, densa e cremosa. Ora aggiungiamo le amarene, ma non tutte. Ne teniamo da parte circa una ventina che useremo per decorare il tiramisù. Aggiungiamo anche 100 g di cioccolato fondente tritato e amalgamiamo il tutto. Ora che questa golosa farcia è pronta, prepariamo la bagna per inzuppare i savoiardi. Con 300 ml di latte e lo sciroppo delle amarene, usiamone circa una metà, il restante lo useremo per decorare il tiramisù. O 250 g di savoiardi. Per una pirofila da 16 x 22 cm ne ho usati esattamente 200 g, ma nel caso ne abbiate una leggermente più grande, avere qualche biscotto in più potrà essere utile. Inzuppiamo velocemente i savoiardi e ricopriamo tutto il fondo della pirofila. E componiamo il tiramisù alternando due strati di biscotti a due strati di farcia. Per il primo strato usiamo quindi metà della farcia. Usiamo il restante sciroppo e le restanti amarene per decorare e arricchire ulteriormente il gusto del tiramisù. Facciamo rassodare in frigorifero per almeno 6 ore e come tutti i tiramisù, se mangiati dal giorno dopo sarà ancora più buono. E il suo sapore vi conquisterà. Non vedrete l'ora di affondare di nuovo il cucchiaino. Dai, prova a farlo anche tu. Andrà bene dal pranzo domenicale alle occasioni più importanti. Ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella, così non perderai le prossime video ricette che usciranno. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, commenta e condividilo con gli amici.